mi faccio una bevuta perché c'è un po' di sete, c'è un caldo, c'è un scilocco perché non vuole piovere più, hai visto? Quindi vediamo se piano piano, bevendo un po' d'acqua, io Dio mi vede e fa piovere. Scusate, scusatemi, perché l'acqua è vita. Questo significa che l'acqua è vita, che dobbiamo amare la vita e dobbiamo combattere questi problemi che ci danno questi governi che ci vogliono schiavizzare. E allora prendiamo la terza lettera. Qua è. Prendiamo la terza lettera, perché ci sono tante lettere. Carissimo maestro. Allora, qua è. Sono Sofia di Realmonte. Ti scrivo per chiederti cosa ne pensi del fatto che Monsignor Melingo, lo scorso maggio, abbia prima sposato la signora Maria Sang e poi se n'è pentito lasciandola. In attesa di una tua considerazione ti ringrazio cordialmente e ti porgo distinti saluti. E allora, prima di tutto, grazie che mi hai scritto. Ti saluto, tanti saluti che hai avuto questo pensiero di scrivermi, grazie che mi hai scritta. Io ti dico di questi problemi che tu hai, questi problemi del Melingo, questi problemi che c'hai, allora, questi problemi che c'hai, giustamente, tu ti devi fare forza, non ti devi scoraggiare, perché giustamente uno che fa si scoraggia, invece no, tu devi combattere a risolvere questo problema. Questo problema che c'hai non lo devi mai abbandonare, cioè cerca di farti coraggio, cerca di farti forza di ragionare meglio, di andare avanti col tempo e di migliorare. Grazie che mi hai salutato. Rileggo la lettera. Carissimo maestro di vita, sono Sofia di Realmonte. Ti scrivo per chiederti cosa ne pensi del fatto che Monsignor Melingo, il vescovo esorcista, lo scorso maggio abbia prima sposato la signora Maria Sang e poi se n'è pentito lasciandola. Intervenne la chiesa, intervenne il padre. Non è giusto quello che è successo. Prima l'ha sposata il vescovo e poi l'ha lasciata. E poi l'ha lasciata, non è giusto, perché... se si è sposato deve mantenere l'impegno di portare avanti questo vescovo, di portare avanti questa famiglia, perché anche appunto era incinta, quindi forse era incinta, quindi ancora peggio, quindi deve mantenere più l'impegno, anche perché i preti si possono sposare, avendo una moglie sola lo può fare chiunque. Vabbè, dico, non è che se lui deve mantenere questo impegno, ormai se ha fatto questo errore, vabbè, si è lasciato, però la Chiesa c'è imposto di lasciarlo, però visto che c'è una creatura che è stata messa incinta, che non è sicuro, cerchiamo di portare avanti questa creatura, se no è un peccato di non portare, che voi avete fatto gli errori, è una cosa, però la vita non è che potete toglierla se c'è questa cosa, che c'è la vita, che non è sicuro. Quindi cercate di mandare avanti ormai le cose che voi credete che sono giuste, cioè quelle giuste è di mandare questa creatura che forse non è sicura, di farla nascere, di portarla avanti e di prenderti a Melingo, cioè il vescovo, te lo prendi, che è quello nero, che non è che perché forse tu non lo vuoi, non facciamo che perché è la pelle nera, vedi che nel mondo siamo tutti uguali, non è che razzista non bisogna essere, bisogna rispettarci tutti. Se lui non ragiona, giustamente, allora sì, ma se lui ragiona, o è bianco o è nero o è rosso, non ha importanza, l'importante è che lui ragiona. E però quando cercate di fare qualche cosa di bello a casa, in privato, a letto, non è che dovete avere un rapporto giusto, non è che era buono solo quando andava a letto, solo per quello è buono, allora non conta poi se ha cervello. Se lui poi ha cervello, che migliora, che deve guardare solo quando ti conviene, la situazione, deve guardare anche se lui ragiona, non devi guardare se è nero, devi guardare se ti vuole bene o meno, va bene? Quindi vediamo io ti saluto e cerca di fatevi forza e di mettere questa unione, capito? Mettete la pace, vi saluto.